Da Demetrio Albertini, dal calcio al cammino sulla via Francigena, qual è la sua esperienza personale e che l'ha portato a poi fare da testimonial del tratto lombardo? Prima di tutto da Brianzolo, milanese lombardo, sulla italiano, credo che poter contribuire attivamente a una candidatura come questa sia un motivo di orgoglio per me, attraverso anche magari l'esperienza che ho fatto per il famosissimo cammino di Santiago di Compostela, che l'ho percorso tutto i 900 km. Credo che sia un po' la metafora della vita il cammino, perché c'è la possibilità di poter desiderare un qualcosa, prepararsi, decidere la meta e poi condividerla attraverso la fatica. E questo credo che l'Italia, la via Francigena, possa meritare questo riconoscimento dall'UNESCO. Quindi cosa farete per promuoverla? Prime iniziative? Avete già un programma? Programma non ancora, però credo che con l'assessora, ci siamo incontrati, credo che le forze messe in campo di tutte le 7 regioni che attraversa la via Francigena e del Ministero a Roma della Cultura già sia il primo passo per poter della condivisione per portare avanti un cronoprogramma decisamente importante. Personalmente abbiamo detto che lo faremo tutti insieme e io ho obbligato l'assessore a dover partecipare insieme a me. Prego.